Ragazzi, mettetevi comodi, oggi vi porto con me al volante di questa nuova Alfa Romeo Tonale. Vedremo insieme a chi è indirizzato, per chi è ideale o meno questo prodotto. Vedremo insieme come si comportano le varie motorizzazioni, quanto consuma, quanto costa, pro e contro, quindi pregi e difetti. Insomma, un quadro generale dell'automobile. Iniziamo! Ragazzi, buongiorno, bentornati sul canale. Guardate, a grandissima richiesta popolare, cosa vi ho portato oggi. Mi avete martellato per mesi e mesi e alla fine ce l'ho fatta. Vi porto sul canale la nuova Alfa Romeo Tonale. Alfa Romeo Tonale, automobile molto discussa perché da una parte, come avrete potuto vedere dalle varie prove o leggendo articoli, ha in parte tradito quello che erano i bisogni viscerali degli alfisti più convinti. E parlando di bisogni viscerali, vi parlo di una sportività spiccata, vi parlo magari di un prodotto come quello della Giulia o della Stelvio, dotati di motore longitudinale, potenze elevate, dinamica di guida d'eccellenza e trazione posteriore. E se da una parte Alfa Romeo ha tolto, dall'altro lato Alfa Romeo fa un prodotto nuovo, un prodotto dedicato ad un pubblico che probabilmente prima d'ora non era interessato ai prodotti di Alfa Romeo, perché qui troviamo un packaging, un confezionamento dell'automobile totalmente differente rispetto a quello che fino ad oggi c'è stato sul mercato, parlando di tempi presenti. Stiamo parlando del segmento più richiesto ad oggi sul mercato ed infatti i tecnici hanno voluto soddisfare le richieste del mercato avvicinando l'esperienza di guida a quello che ad oggi effettivamente l'utente finale chiede. Troviamo un SUV di segmento C, quindi un SUV non troppo grande, stiamo parlando di poco più di 4,50 m di lunghezza e circa 1,60 m di altezza, giusto per fare un paragone con un crossover SUV che conoscete bene in queste settimane. Siamo 2 cm più alti di una Ferrari puro sangue, quindi un'altezza non elevata, questo per garantire comunque un handling ottimale. Troviamo dei gadget tecnologici che prima d'ora non si erano mai visti su Alfa Romeo, parlando, giusto per fare un esempio, dei proiettori frontali a matrice di LED, parlando di un sistema di infotainment reattivo evoluto con Apple CarPlay ed Android Auto, parlando di un sistema di videocamere ad altissima risoluzione fino a 360 gradi. Sono stati introdotti insomma tanti gadget tecnologici che il pubblico ha sempre chiesto fino ad ora, ma ad Alfa Romeo non ha mai brillato, diciamo così, per avanzamento tecnologico e predisposizione ad averli equipaggiati a bordo. Personalmente ritengo totalmente inutile e senza senso ogni paragone fatto tra quest'auto e le sorelle in gamma Giulia e Stelvio, perché qui troviamo un packaging totalmente differente, uno schema meccanico totalmente differente, mentre la Giulia e la Stelvio hanno un motore che solitamente arriva a potenze parecchio elevate, posizionato longitudinalmente per lungo sotto il cofano che porta trazione alla sale posteriore. La Tonale è stata ingegnerizzata con un propulsore trasversale che porta coppia potenza alla sale anteriore, quindi un'auto effettivamente mossa con la sola trazione anteriore. La disposizione trasversale del propulsore è uno stratagemma utilizzato in tempi moderni dalle case per contenere i costi di produzione, soprattutto perché la maggior parte delle piattaforme in circolo è predisposta ad ospitare un motore trasversale. La scelta appunto di questa disposizione del propulsore permette di avere più spazio in abitacolo e avere degli sbalzi, degli ingombri inferiori, parlando di cofano motore. Internamente c'è davvero tanto posto, 4 persone di 1,90 m ci stanno abbastanza bene in generale. Posteriormente Alfa Romeo dichiara una capacità del bagagliaio con apertura elettroattuata in questo caso, di 500 litri. Giusto per spendere due parole sull'allestimento dell'automobile che andrò a utilizzare per questa prova, vi dico che questa è un Alfa Romeo Tonale speciale, che era effettivamente un'edizione lancio per chi preordinava in anticipo la vettura. Edizione speciale dell'Alfa Romeo Tonale che doveva essere commercializzata solo dopo i primi mesi del lancio. In realtà la possibilità di acquistarla è arrivata fino al primo di settembre 2022,
ora questa è un'auto che non è più acquistabile, o meglio non è più configurabile, sicuramente in giro ne trovate ancora qualcuna. Come potete vedere dalle immagini, si tratta comunque di un allestimento sportivo in generale a livello estetico ed anche a livello interno, per fare qualche differenziazione con la versione veloce, che ad oggi è una delle più sportive che potete acquistare. Spulciando fra i vari allestimenti, vi dico che questa offriva di serie il cerchio da 20 pollici, ma rispetto alla veloce toglieva l'assetto a controllo elettronico. Infatti la mia auto non è dotata di assetto a controllo elettronico. Troviamo comunque una sospensione anteriore e posteriore di tipo MacPherson, un MacPherson molto molto raffinato. Vi invito a visionare su YouTube Italia la prova dell'ingegner Massai per avere ulteriori delucidazioni in merito. Aggiungendo un mio punto di vista personale, sicuramente questa colorazione verde Montreal, che abbiamo già visto su qualche altro glorioso modello Alfa Romeo, è decisamente fra le mie colorazioni preferite. Ma prima di parlare della motorizzazione equipaggiata sul mio esemplare, devo fare due cose. Inizialmente devo ringraziare i ragazzi del gruppo Bossoni di Brescia, concessionario che non ha bisogno di grandi presentazioni perché è molto noto nella zona del nord Italia, con oltre 10 brand automobilistici, parlando di automobili nuove e usate. Ragazzi del gruppo Bossoni che mi hanno lasciato l'automobile in prova per una settimana al fine di condividere una prova insieme a voi. Grazie ragazzi. In secondo luogo devo ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Parlando invece di questa motorizzazione equipaggiata sulla mia bella Alfa Romeo Tonale, vi dico che è il 1500 a 4 cilindri turbo benzina mild hybrid con 130 cavalli. Stiamo parlando dell'entry level delle motorizzazioni disponibili su Alfa Romeo Tonale ad oggi. Un motore particolare perché, nonostante sia effettivamente un mild hybrid, un motore poco elettrificato, nella realtà dei fatti si comporta in parte come un sistema full hybrid, ma questa parte la vedremo dopo su guidato in strada. Parlando invece delle altre motorizzazioni, è disponibile a listino lo stesso 1500 4 cilindri turbo benzina mild hybrid con una potenza di 160 cavalli e una turbina a geometria variabile, mentre in questo caso la turbina è a geometria fissa, quindi una classica turbina vecchia scuola. In arrivo anche la motorizzazione diesel, quindi un 1600 diesel da 130 cavalli, che probabilmente sarebbe la scelta sulla quale ricadrebbe il mio acquisto, essendo io un macinatore seriale di chilometri. In futuro arriverà anche una motorizzazione ibrida plug-in, quindi una motorizzazione da 275 cavalli ricaricabili alla spina di casa o alla colonnina. È giunto il momento di terminare le chiacchiere e andare su strada a farci un bel giro per vedere come si comporta questa Alfa Romeo Tonale. Prima di iniziare a parlare dell'automobile e di tutti i suoi aspetti in generale, vorrei prima riuscire insieme a voi a definire il concetto di tonale, cercando di capire esattamente cos'è quest'auto, perché ho visto che dopo la mia pubblicazione sulla pagina Instagram e sul tab community del canale YouTube della prima foto fatta in compagnia di questa tonale, vi siete subito scaldati e vi siete subito fatti sentire nei commenti, come mi sarei aspettato chiaramente, con dei pareri contrastanti e spesso azzuffandovi fra voi. Penso che per collocare esattamente questa vettura nel mercato ad oggi bisogna partire dagli aspetti che sono legati alla sua nascita, che dal mio punto di vista sono fondamentalmente due. Il primo è che quest'auto si è fatta attendere, si è fatta aspettare diversi anni rispetto a tutte le competitor che ad oggi sul mercato troviamo. È arrivata parecchio in ritardo e questo ha fatto sperare qualcuno, ha fatto sognare altri, pensando che quest'auto sarebbe arrivata magari con la piattaforma Giorgio già utilizzata su Alfa Romeo Giulia e su Alfa Romeo Stelvio, cosa che poi non è stata. Il secondo aspetto è molto più complicato dal mio punto di vista, perché la Tonale nasce in una famiglia davvero difficile. Da un lato si trova la sorella Giulia, che è una, se non la migliore berlina ad oggi presente sul mercato, soprattutto per chi ha avuto modo di provare la versione quadrifoglio. Dall'altro lato si trova il fratello Stelvio, che ad oggi è probabilmente l'unico SUV sul mercato degno della dicitura di SUV sportivo, soprattutto, ripeto, per chi ha provato anche in questo caso la versione quadrifoglio, perché sono due progetti estremamente riusciti e estremamente adrenalinici dal punto di vista dell'emozione al volante. Questi due fattori hanno portato delle aspettative molto alte, anche se poi in seguito
il tutto si è normalizzato quando abbiamo saputo che l'architettura utilizzata per la Tonale sarebbe stata condivisa con la Jeep Compass, ovvero una classica architettura dotata di motore trasversale e trazione anteriore. Quindi detto ciò si capisce che questa Alfa Romeo Tonale è un normalissimo SUV di segmento C che in questo momento sta utilizzando lo schema meccanico più diffuso ad oggi sul mercato, che è appunto lo schema che prevede motore trasversale e trazione anteriore, poi magari in seguito arriveranno anche delle trazioni integrali. Quindi possiamo parlare di un prodotto generalista che si va a scontrare con tutti gli altri prodotti generalisti, diciamo a largo consumo, parlando appunto del mercato dei SUV e dei crossover presenti ad oggi sul mercato. Lo scontro con i competitor nei prossimi mesi e nei prossimi anni verrà fatto sicuramente dal punto di vista dell'estetica, che in questo caso ritengo particolarmente riuscita, verrà fatto dal punto di vista tecnologico, e qui Alfa si è portata al pari, al passo di tutti gli altri SUV e crossover presenti sul mercato, verrà fatto dal punto di vista delle motorizzazioni che in questo video andremo ad analizzare, scontro che verrà infine fatto per quello che riguarda il posizionamento sul mercato a livello di prezzo, cosa per la quale questa Tonale dal mio punto di vista si va a piazzare abbastanza bene, ma lo vedremo poi. Quindi detto questo, adesso che abbiamo capito che cos'è questa Alfa Romeo Tonale, possiamo tutti tirare un bel sospiro di sollievo e possiamo rilassarci cercando di capire con oggettività che cos'è quest'auto. Dopo aver pubblicato la foto vi ho chiesto nei commenti di dirmi quali sono le cose che per voi potrebbero risultare più interessanti, quali sono le domande per le quali cercate una risposta più precisa. Me ne avete fatte davvero tante. Potrei proporvi che se questo video arriverà a 5.000 like farò un video dedicato a tutte le domande comode e scomode che mi avete fatto in merito al modello Alfa Romeo Tonale, ma vorrei in questo video soffermarmi su tre aspetti principali, che sono aspetti legati alla dinamica di guida e all'architettura derivata dalla Compass, primo aspetto. Il secondo aspetto sicuramente un focus sulle motorizzazioni, il terzo aspetto legato alla qualità interna e la vita a bordo, per parlare infine di consumi, prezzi e difetti particolari come sempre. Dario, questa Tonale non è altro che una Compass ricarrozzata. Vorrei subito sfatare questo mito, perché vi dico con tutta sincerità che se non mi avessero detto prima di salire sull'auto che questa Tonale era direttamente derivata dall'architettura della Compass e dalla componentistica della Compass in parte utilizzata, non sarei mai riuscito a capirlo, perché l'esperienza di guida è diametralmente opposta. Alfa Romeo è intervenuta facendo la cosa che sa meglio fare, quindi donare reattività e velocità ai propri modelli. Come vi ho detto all'inizio video, troviamo sospensioni MacPherson davanti e dietro, ma la cosa che qui fa la differenza è, dal mio punto di vista, il comando sterzo, che è stato incredibilmente velocizzato. Il comando sterzo è davvero veloce, dal mio punto di vista forse un po' troppo morbido, l'avrei voluto un po' più duro nelle risposte, però è veloce, fa muovere velocemente l'anteriore, l'inserimento è del tutto piacevole, ricordandoci che stiamo parlando di un crossover da 1550 kg a secco, e Alfa Romeo è riuscita ad alleviare, ad alleggerire la percezione di peso che bene o male caratterizza tutti i SUV e i crossover sul mercato. Ragazzi, vi posso garantire che se le velocità rimangono quelle da codice, il peso dell'auto, che tra parentesi ritengo del tutto dignitoso, si sente davvero poco. I fenomeni di rollio e beccheggio sulle velocità da codice sono poco percepibili. Quest'auto dà senso di reattività e piacere di utilizzo in generale. Chiaramente dimenticatevi quello che è la Stelvio, questa è tutt'altra auto, però è stato fatto un buon lavoro. L'inserimento è veloce, in fase di percorrenza rilasciando il pedale del gas il posteriore va ad allargare, cosa che non è affatto male. È un'auto che mi ha comunicato sempre tanto senso di stabilità e sicurezza in generale. E giusto per dirla tutta, nonostante l'auto sia a trazione anteriore, con questo motore non ci sono particolari preoccupazioni in merito a fenomeni di pattinamento degli pneumatici anteriori, perché la potenza non è elevata e qui rimane sempre tutto sotto controllo. Completano chiaramente l'esperienza di guida un impianto frenante Brembo, pinza anteriore a 4 pistoncini, del tutto normale per quello che riguarda i livelli di potenza, che sono secondo me adeguati a quella che è l'automobile. Mi è piaciuto in particolare il feeling del pedale, perché è molto modulabile e a me personalmente ha assolutamente convinto. Passiamo ora alla seconda domanda chiave: come vanno questi motori? Piccolo aneddoto, in fase di presentazione, quando
ho visto le schede ufficiali dichiarare che la Tonale sarebbe stata commercializzata inizialmente con motori a ciclo Miller, ho capito immediatamente qual era il focus di Alfa Romeo. Perché utilizzare un motore a ciclo Miller? A cosa serve nella vita un motore a ciclo Miller? Il motore a ciclo Miller, per una sua peculiarità a livello di funzionamento, che ho già spiegato anche in video passati, è un motore costruito, progettato e installato sulle automobili per due scopi particolari: aumentare l'efficienza della combustione, primo punto; secondo punto, cercare di limitare i consumi dell'automobile. Il focus delle prestazioni passa in secondo piano, tant'è vero che i motori a ciclo Miller hanno un 15-20% in meno della rendita di un classico motore. È un'applicazione, giusto per darvi un quadro della situazione, che spesso ho utilizzato sulle automobili dotate di propulsione a metano, quindi una propulsione con il focus del contenimento dei costi di percorrenza. Penso che Alfa in questo caso abbia voluto ovviamente fare esattamente questa cosa, quindi installare un propulsore, nel mio caso da 130 cavalli, 240 newton per metro di coppia, che abbia potenzialità di essere un motore fluido con poche vibrazioni e poca rumorosità. Vediamo di capire per chi è adatto questo 130 cavalli e per chi non è adatto questo 130 cavalli. Se siete geneticamente alfisti, se cercate la prestazione nella vostra motorizzazione, se cercate il valore numerico, cercate lo 0 a 100, cercate l'80-120, cercate una sorta di sensazione di sportività in generale, sicuramente questo 130 cavalli 1500 turbo benzina non farà sicuramente per voi, perché dal punto di vista delle prestazioni è assolutamente limitato. L'unico modo per elevare le prestazioni di questo 130 cavalli effettivo alla guida è quello di andare a giocare con il selettore delle modalità di guida. In dynamic questo propulsore diventa un po' più reattivo, un po' più spigliato, ma assolutamente siamo lontani dai concetti di sportività che un vero alfista potrebbe cercare. Per chi è adatto questo motore? È adatto appunto per chi non ha ricerca di prestazioni, per chi vuole un motore che riesca a muovere con efficienza questa Tonale dal punto A al punto B. È un motore che vedo adeguato per chi solitamente non viaggia con il gas a tavoletta, per chi è molto delicato con il proprio piede per assicurare un'erogazione dolce e graduale. È un motore, sottolineo, che è dotato di sistema mild hybrid, un sistema mild hybrid un po' particolare. Qualcuno, io compreso, l'ha definito un sistema mild hybrid evoluto, altri hanno preferito definirlo un sistema full hybrid dimezzato, o meglio non completo, perché qui c'è un motore elettrico integrato nel cambio a 7 rapporti che dà modo all'automobile di muoversi nella sola modalità elettrica, cosa che solitamente sui mild hybrid non succede. Un motore appunto che vi permette di non utilizzare la parte termica, ma di utilizzare per pochi metri, per pochi tratti, meno tratti di quelli che solitamente è un motore full hybrid, la componente elettrica. Se fate qualche manovra da fermo, l'automobile si muove nella sola modalità elettrica, l'automobile può veleggiare a motore spento, il motore termico può ricaricare la batteria installata sotto il tunnel centrale, batteria da 0,7 kWh, bene o male la stessa batteria, parlando di capacità, di quella che caratterizza un e-bike. È comunque un sistema a 48 volt, esattamente come i mild hybrid. Vedremo poi a fine video la parte consumi, però finora abbiamo capito per chi è adatto questo 130 cavalli e per chi invece è sconsigliabile l'acquisto del 130 cavalli. Personalmente, dovendo acquistare una Tonale, starei sicuramente sul secondo step di potenza, che è quello dei 160 cavalli, per avere un po' più di spunto, per avere un po' più di coppia, per avere un po' più di schiena. In realtà la coppia è uguale, però la schiena è maggiore, insomma, per caratterizzare in maniera un po' più sportiva questa Tonale. Ultimo punto che vorrei sviluppare con voi: la qualità della vita a bordo. Ragazzi, qui c'è un comfort di marcia, un'insonorizzazione interna che si va a allineare a tutti gli altri SUV ad oggi presenti sul mercato. Dal mio punto di vista, l'insonorizzazione è assolutamente buona, si viaggia comodi, il sedile è comodo ed imbottito il giusto, c'è un'ottima visibilità in tutte le direzioni tranne che al posteriore, ma abbiamo finalmente un sistema di videocamere ad alta risoluzione che funziona davvero bene. Discreta la capacità dei vani portaoggetti presenti a bordo, il mio maxi borraccione, come sempre, non ci sta praticamente da nessuna parte. Avrei voluto magari un portaocchiali, che come sempre sapete che per me è molto utile, ma internamente abbiamo le tasche delle portiere, sono buone dimensioni, non mi sarebbero dispiaciute rivestite in tessuto internamente. In generale un abitacolo dal punto di vista ergonomico che a me ha convinto. Frontalmente troviamo un display da 12,3 pollici che è sempre ben leggibile in tutte le condizioni di luce,
questo è dedicato a tutti quelli che hanno sempre chiesto un quadro frontale digitale su un Alfa Romeo. Non è troppo personalizzabile nelle grafiche, a me personalmente va benissimo così. Lateralmente troviamo un sistema di infotainment che gira su un display da 10-25 pollici, ben leggibile in tutte le condizioni di luce, finalmente un display moderno e al passo con i tempi, integrato con Alexa, Apple CarPlay ed Android Auto. Non è troppo difficile da maneggiare, servirà comunque qualche giorno di rodaggio per imparare a capire come funziona. Ho trovato solo alcuni momenti dove ha manifestato alcuni fenomeni di micro lag, ma visto che è un sistema che si può aggiornare da remoto, sono sicuro che pian piano verrà ottimizzato e verrà reso fluido al 100%. Grazie Alfa Romeo per aver messo ancora i tasti del climatizzatore fisici. Poi internamente tutto al proprio posto, a differenza di Compass troviamo un volante direttamente derivato da quello che è il volante della Giulia dello Stelvio, che nella guida più allegra fa sicuramente la differenza, perché si impugna davvero bene ed è bello da vedere. Per quello che riguarda lo spazio interno, in larghezza troviamo bene o male la stessa larghezza di una compatta di segmento C. Si riuscirà a sfruttare meglio sicuramente lo spazio longitudinale, quindi lo spazio in lunghezza. Come vi ho detto, 4 occupanti ci stanno alla grande. Posteriormente Alfa Romeo dichiara un baule di 500 litri, che in realtà sono meno. Siamo circa in zona 400 litri, anche se in generale è ben rivestito e ben utilizzabile. Nel mio caso portellone ad apertura elettro attuata su questo allestimento speciale. Consumi, prezzi e difetti particolari. Ragazzi, dal punto di vista dei consumi, personalmente nel mio contesto d'utilizzo, che è lo stesso contesto d'utilizzo dove uso bene o male tutte le altre automobili che trovate sul canale, ho totalizzato con questo 130 cavalli un consumo medio di circa 16 km al litro. 16 km al litro non facendo troppa autostrada, contesto nel quale questo 1500 non è sicuramente nel proprio habitat ideale. Se dovete fare tanta autostrada o se fate tanti chilometri, ma anche se fate pochi chilometri fatti su tratti di extraurbano veloce o autostradale a velocità sostenute, preferite sicuramente la motorizzazione diesel 1630 cavalli già ordinabile. Spero di riuscire a portarla sul canale. Per quel contesto di utilizzo quella è la migliore. Questa motorizzazione la vedo adatta, come vi ho detto, se avete un piede delicato in centro abitato o se fate comunque extraurbano a media velocità per riuscire a sfruttare davvero la componente elettrica, che in autostrada, ahimè, non viene sfruttata al meglio. Utilizzando l'automobile solo ed esclusivamente in centro abitato, ho totalizzato un consumo di circa 12,5-13,5 km al litro. Parlando di prezzi, questa Alfa Romeo tonale ha un prezzo di partenza di circa 35.000 euro. La versione che vedete nelle immagini è una speciale, che era acquistabile a circa 39.000 euro. Fortemente consigliato dal sottoscritto l'acquisto delle versioni un po' più sportive, stiamo parlando della TI o TI o della Veloce, che rendono degno dal punto di vista estetico questo crossover. Qualcuno si è fatto la preoccupazione dei cerchi del 20, in realtà sì, a livello teorico potrebbero essere un po' grandi, soprattutto per chi come me non è dotato di assetto controllo elettronico. L'automobile restituisce un feeling nella guida sempre abbastanza rigido in generale, tipicamente un comportamento legato al mondo Alfa e è legato sicuramente a questo cerchio da 20 pollici. Io non mi sono trovato male, se dovessi avere fra le mani come auto di tutti i giorni un'automobile con questo cerchio non mi dispiacerebbe affatto, non mi sono mai sentito scomodo, però ragionate sul vostro contesto di utilizzo. Un occhio di riguardo anche per tutti i sistemi di assistenza alla guida che finalmente funzionano bene, ci sono, dal cruise control adattivo al sistema con il sensore che vi dà la presenza di un'automobile nell'angolo cieco, il lane assist, il lane keeping. Potete tutti equipaggiarli e quelli che io ho provato vi posso dire che funzionano bene. Quindi se volete equipaggiarli sull'auto metteteli a cuor leggero, perché funzionano bene. Parlando di difetti particolari. Ragazzi, lo sapete, io non sono un alfista, nonostante debba riconoscere che in passato, un passato recente, parlando di Giulia e Stelvio, i prodotti Alfa sono sempre stati ai vertici per quello che riguarda il feeling di guida e il piacere e le emozioni in generale. Questo è innegabile e chiunque dica il contrario ha una limitata conoscenza e capacità di ragionare sui prodotti ad oggi costruiti in Alfa Romeo, questo è chiaro. Per questa tonale non mi sarebbe dispiaciuto avere un parco motorizzazione un po' più altisonante, con delle cavallerie più corpose e con dei motori magari anche tradizionali, magari dei mild hybrid, ma magari dei motori tradizionali senza troppi interventi dal punto di vista elettrico o elettrificato. Questo credo sia un pensiero che accomuna tutti quelli che hanno aspettato
per anni questa Alfa Romeo tonale. Per quello che riguarda questo 130 cavalli vi ho già spiegato a chi è indicato e a chi lo sconsiglio. Voglio però puntualizzare il fatto che ci siano alcuni tentennamenti nell'utilizzo a basse velocità fra il passaggio dal motore termico al motore elettrico. Probabilmente nelle prossime versioni, nei prossimi mesi, questa cosa verrà fissata, verrà corretta. Però a basse velocità ho trovato dei tentennamenti tra appunto il passaggio tra termico e elettrico, che spesso vengono enfatizzati dalle logiche di gestione di questo cambio prodotto da Magna a 7 rapporti, che è un cambio assolutamente dall'indole turistica e rilassata, ma talvolta è risultato non puntualissimo nella gestione dei rapporti del cambio. Ultimo punto che mi va di fare per quello che riguarda le cose che avrei voluto vedere diverse su questa Alfa Romeo tonale: non mi sarebbe dispiaciuto avere una rifinitura maggiore su alcune parti degli interni. Ci sono dei pannelli porta con delle plastiche che dal mio punto di vista potevano essere rifinite meglio. Va bene, è una cosa che accomuna tutti i SUV ad oggi sul mercato, però da italiano non mi sarebbe dispiaciuto vedere qualcosa di più raffinato. Fantastiche le palette di innesto del cambio, perché sono ricavate dal pieno, sono in metallo, anche se vi dirò che con questo 130 cavalli non mi sono sentito troppo di utilizzarle, quindi pensate bene se metterle o meno. Un appunto lo devo fare sul devio luci, perché la qualità costruttiva secondo me poteva essere migliore. Ed oltre a questo, anche parlando dei bottoni della climatizzazione e dell'estetica della leva del cambio, poteva essere fatto qualcosa di meglio. Parlando di scelta dei materiali, perché poi in generale l'automobile dal mio punto di vista è assemblata bene, il design è convincente, bisognerà vedere quando voi andrete ad acquistarla e quando ci farete 50, 100, 150 mila chilometri come si deterioreranno o meno i materiali nel tempo. Ragazzi, fatemi sapere con i 5.000 like se volete il video inerente a tutte le domande orbitanti intorno al mondo Alfa Romeo tonale. Fatemi qualsiasi domanda qua sotto nei commenti, le utilizzerò per un futuro video. Noi ci vediamo nel prossimo video, nel prossimo test drive, nella prossima prova su strada. Ciao ragazzi!